cuore, oggi cercherò di comportarmi come diceva il comico Nino Frassica, da bravo presentatore, mi sono preparato con tutti i punticini e quindi intanto vi saluto tutti, buongiorno, buon pomeriggio e benvenuti. Benvenuti ad un evento che noi auspichiamo vi possa emozionare, soprattutto per il contenuto magico dell'argomento che trattiamo oggi, ovvero sia il libro intitolato L'ultima fata di carne. Magico è anche il posto in cui siamo, se ci fate caso è un posto bellissimo. Riesco a urlare un po' di più, ci provo, stavo parlando di un posto altrettanto magico come il Parco di Villa Mora, che è sede del Punto Parco, è sede di altre associazioni e più recentemente anche dell'Ecomuseo della Bettabbia e dei Fontanili, di cui il Presidente è da qualche parte venuto a trovarci. Ho detto magico anche perché è magica tutta la narrazione che la nostra autrice Valeria Giacomello ha costruito intorno all'intreccio di figure fantastiche, mitologiche e quindi proprio magiche che accompagneranno il lettore durante il percorso di tutti i personaggi che intraprenderanno per raggiungere i loro scopi. Prima però di addentrarci nel fantastico è doveroso ringraziare l'Associazione del Centro Donne di Pantigliate per il supporto e la promozione a questo evento ed è altrettanto dovuto il ringraziamento alla nostra amministrazione comunale per il loro patrocinio, la loro presenza qua fra noi, un'attenzione che non fanno mai mancare, lo devo dire anche per esperienza personale, quando si realizzano momenti di carattere culturale. Io sarei pertanto grato ad Antonio Malfettone, l'assessore alla cultura della nostra amministrazione, di dire due parole di saluto. Sì, solo due parole per... esternare la mia felicità, che è dovuta al fatto che siamo qui dopo un periodo bello lungo in cui non abbiamo potuto fare nulla, praticamente sperando che questo possa essere un nuovo inizio, nel senso che questa qua è un po' la nostra partita della nazionale, nel senso che dopo tanto tempo ci vediamo in un posto all'aperto, con precauzione eccetera, insieme. Sono contento perché questo avviene in Villa Mora, in questo bellissimo parco che è dei cittadini di Pantigliate e che spero si riesca a far vivere sempre di più, e sono contento perché siamo qui a presentare un libro di un'amica che mi prende sempre in giro per tale che ringrazio perché è un patrimonio che arricchisce tutta la nostra comunità. Grazie e buona prosecuzione. Grazie mille Antonio, grazie.